Avviso ai naviganti prima di iniziare, volevo specificare due cose che magari essendo nuovi del canale non sapete riguardo il torneo. Allora, le sfide avvengono innanzitutto uno contro uno, in questa serie degli eroi senza favori divini ovviamente, e i contendenti non si conoscono. Prendetela come un torneo Tenkaichi, come ha suggerito uno di voi. Si conoscono magari di nome, magari apparentemente di fama, ma non conoscono assolutamente i dettagli l'uno dell'altro, perché così sarebbe troppo facile andare in one shot di tutti, visto che tutti più o meno hanno una debolezza fatale. Poi, un'ultima risposta e vi lascio al video. A chi ha detto dei nuovi che questo torneo è un po' senza senso perché è difficile stabilire livelli di combattimento, bla bla bla, sì, è senza senso, è una serie per divertirsi e Cacciarona nasce così. Se non lo sapete, semplicemente dovete andare a recuperare gli altri tornei, perché se io li cito è perché voglio farvi andare a recuperare tutti gli altri tornei e fare i big money, ragazzi, perché su tutto sulle visualizzazioni che si basa. Detto questo, vi lascio il video, vi ho già scocciato abbastanza. Buona visione e buone botte. Come di consueto, prima di iniziare con il prossimo scontro, annunciamo il vincitore di quello di settimana scorsa. E senza alcuna ombra di dubbio, the winner is Karna, perché non poteva essere altrimenti. Insomma, questo qui lancia bombe atomiche contro Ulisse, che poveretto è solo un umano, come cavolo poteva vincere? Detto questo, ladies and gentlemen, benvenuti nel secondo scontro di Clash of Heroes. E dopo il primo scontro, Grecia contro India, troviamo ancora una volta un'eroina, questa volta greca, contro però un eroe norreno. E che eroe norreno! Oggi infatti vedremo affrontarsi una delle eroine umane, anche qui, più agili, veloci e forti dell'intero mito greco, alla pari e superiore a molti altri colleghi maschietti, colei che corre più veloce di tutta la Grecia, la cacciatrice perfetta, Atalanta, contro l'eroe non plus ultra del mito norreno, l'ammazza draghi, il terrore di Fafnir, Sigfrido o Sigurd, se preferite. Bando alle ciance e get ready for the next battle! Parliamo innanzitutto di Atalanta, che è un'eroina molto particolare nell'interno del mito greco, perché a parte una piccolissima stilla dovuta alla sua ascendenza, in realtà lei è perfettamente mortale. Non è una semidea, nessuno dei suoi genitori o dei suoi nonni è divino, è perfettamente mortale, ma lei è una salvata dalla dea Artemide, come vi ho già detto. In tenera età viene abbandonata dal padre e Artemide le invia un animale per salvarla. Forse è proprio questo legame con Artemide, questo suo essere influenzata e salvata dalla dea della caccia, a plasmare quello che Atalanta diventa effettivamente. Seppur mortale, Atalanta è una delle migliori cacciatrici all'interno del mito greco. Non è dotata di nessuna arma divina, ma con semplicissimi arco e frecce, lei va in giro a spaccare i culi agli animali più pericolosi in assoluto, tant'è che partecipa anche alla caccia del cinghiale caledonio. Non solo, ma sarà lei a dare il primo colpo al cinghiale dritto in testa e si meriterà per questo la pelle del cinghiale stesso, che poi lei sacrificherà di Artemide per placare le sue ire, bla 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 bla. Tra le sue altre imprese possiamo annoverare l'aver far parto, secondo però alcune parti del mito, dell'equipaggio del Largo e l'aver ammazzato dei centauri troppo su di giri, quindi la sua forza è a livelli mostruosi, per così dire. È lecito pensare quindi che, armata di semplicissimi arco e frecce, lei sia incredibilmente rapida, mortale, una cacciatrice perfetta, dotata di forza, astuzia, sensi predatori, tant'è che nel mito molti la chiamano come una versione mortale di Artemide, alla sua pari. Artemide non l'ha ancora folgorata, quindi c'è una parte di vero in tutto questo. Ma più di tutto, Atalanta è famosissima per essere schifosamente veloce nella corsa.
Difatti suo padre la convincerà a mettere in palio la sua mano per una gara di corsa, solo che Atalanta li sconfiggeva tutti e solo con l'inganno delle mele fu alla fine effettivamente battuta, ma in condizioni naturali Atalanta batteva chiunque si presentasse a chiedere la sua mano, era ufficialmente l'eroina più veloce in assoluto nel mito greco. E vi ricordo, senza poteri divini. Le uniche vere debolezze quindi che posso dare ad Atalanta sono proprio queste, il fatto che lei è una mortale, non è né vagamente invulnerabile, né ha qualche abilità divina, no, tutte le sue abilità al limite del sovrumano, a tutti gli effetti, se non superando quel limite, sono perfettamente naturali, quindi una qualsiasi arma può ferirla tranquillamente. Inoltre, sto fatto qua che si fa ingannare dalle mele, vabbè, sono le mele del giardino delle Esperidi, però per l'amor di Dio si fa ingannare da delle mele, quindi un trickster qualsiasi può inventarsi qualcosa per distrarla in qualsiasi momento, per l'amor del cielo. E poi ha delle armi non forgiate dagli dèi in questo caso, quindi anche le armi sono perfettamente distruttibili, tolto arco e frecce da Atalanta, si fa un po' complicata la situazione. Parliamo adesso di Sigfrido, che è l'eroe per antonomasia del mito norreno, uno dei più importanti, uno dei più forti in assoluto. Di Sigfrido abbiamo già parlato diverso tempo fa, quindi vi linkerò da qualche parte il focus on apposito. E che c'è da dire? È Achille che ammazza draghi in Scandinavia. Sigfrido è un guerriero provetto, fin da giovanissimo dimostra di essere difficilmente gestibile perché è incredibilmente forte, incredibilmente agile, anche delle volte incredibilmente violento. Se ciò non bastasse, le avventure che poi lui vivrà nel corso del tempo lo renderanno ancora più formidabile. Se già era dotato per ascendenza divina, essendo tipo per un ottavo figlio di Odino e benedetto dalla sua benedizione della vittoria, chiamiamolo così, Sigfrido era incredibilmente forte. Ma proprio molto 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 forte. Nel corso del tempo lui si farà avere, volente o nolente, delle dotazioni a dir poco straordinarie. Difatti, per andare a uccidere il drago Fafnir su ordine di Reginn, si farà riforgiare la spada che una volta era di suo padre, che fu spezzata da Odino stesso, Gram, una spada invincibile che può tagliare attraverso i blocchi di metallo più resistenti, quindi di fatto può tagliare attraverso svariati tipi di armi anche divine, per così dire, e inoltre avrà come cavalcatura il possente cavallo Grani, che è uno dei cavalli più veloci in assoluto all'interno del mondo norreno, nonché figlio del buon Sleipnir. Affrontando il drago con l'astuto stratagemma della fossa scavata sotto il suo ventre per squarciarlo nel punto molle, Sigfrido verrà anche bagnato dal sangue bollente di drago, che lo renderà perfettamente invulnerabile, tranne che per un piccolo punto sulla sua spalla coperto da una fogliolina che appunto gli renderà quell'unico punto, il suo unico punto debole in assoluto. Abbiamo quindi un eroe invulnerabile per buona parte del suo corpo, con una forza e un'agilità indicibile, un temperamento che lo rende un vero guerriero e una spada che è praticamente la versione ancora più pompata di Excalibur, perché è infrangibile, passa attraverso tutto, è precisa, è rapida e porca miseria. E inoltre ha anche la capacità, così giusto per, di capire e parlare con gli animali dopo aver leccato il sangue del cuore di drago. Sigfrido, tuttavia, essendo pure incredibilmente forte, ha un numero abbastanza elevato di debolezze. Non fosse solo per il fatto che ha un punto debole sulla spalla, ma è sciocco, è avventato delle volte, fa le sue cose perché gli vengono consigliate inizialmente da Odino, quindi se non ci fosse stato Odino a consigliargli di scavare buche in più o di comportarsi in determinata maniera contro i draghi e contro Reginn, probabilmente sarebbe schiattato molto giovane. È incosciente, è avventato, ha un caratterino niente male, in più indossa quel dannato anello dei Nibelunghi e una maledizione di Anvari che gli pende sulla testa come la proverbiale spada di Damocle. Come potrebbe quindi svolgersi uno scontro fra questi due bestioni? Atalanta è mortale e va bene, si trova contro un vero carro armato. Nessun dubbio in proposito. Un carro armato però che ha un punto debole sulla spalla. Spalla che di solito è il primo obiettivo che colpiscono gli arcieri, quindi anche casualmente c'è un'elevata possibilità che Atalanta capisca che
da qualche parte ci deve essere un punto debole, e incomincia a bersagliare uno a uno i punti deboli possibili di un guerriero, anche attraverso gli anelli dell'armatura che effettivamente indossa Sigfrido. C'è da dire però che Sigfrido sicuramente a livello atletico è alla pari, se non superiore per quanto riguarda almeno la forza fisica bruta vera e propria di Atalanta, perché Atalanta sì è velocissima, ma Sigfrido è agile più o meno ai livelli di Achille, siamo sempre lì come paragone, magari non veloce quanto l'atleta greca. Però è incredibilmente forte, molto più forte, ha squarciato il ventre di un drago, si è bagnato nel suo sangue, ha la benedizione divina, è un semidio a tutti gli effetti. Ha una spada che passa attraverso ogni tipo di arma, io mi immagino Sigfrido tagliare attraverso le frecce di Atalanta spaccandole in due, che altro che Robin Hood. Ma per l'appunto Atalanta potrebbe benissimo giocarsela sullo scontro alle lunghe distanze, sulla velocità di incoccare e di movimento, e per l'appunto nella fortuna di trovare, essendo comunque una cacciatrice esperta, il punto debole alla fine di Sigfrido. L'unico motivo per cui Atalanta può andare seriamente nei guai è se Sigfrido con 2-3 passi riesce ad accorciare definitivamente le distanze, quindi lì il combattimento diventa in close quarter. E lì diventa molto difficile per Atalanta e tutti gli effetti resistere a una bomba atomica quale è Sigfrido. Per il resto poi sarebbero mazzate da orbi, Atalanta comunque conosce il combattimento corpo a corpo, ma ripeto, la sua specializzazione è il tiro con l'arco, è una cacciatrice alla Artemide maniera, questo non preclude che lei sappia combattere corpo a corpo, però la sua arma principale è la distanza e le frecce. Ditemi quindi voi la vostra a riguardo di questo scontro, il sondaggio è qui in alto, votate chi secondo voi è più meritevole di vincere questo scontro fra la greca Atalanta e il norreno Sigfrido, e fatemi sapere nei commenti le possibili dinamiche o come vi immaginate che lo scontro possa andare avanti. Noi ci vediamo quindi giovedì mattina sulla pagina Facebook per decretare il vincitore di questo scontro, sulla pagina Facebook vi ripeto, che però verrà decretato sul canale sabato prossimo all'inizio del prossimo video di scontri. Per il resto, buonanotte e buone botte, seconda parte.